fiumi abruzzesi cementificati solo per mettere le mani sui. Una manifestazione di protesta è stata organizzata dal Comitato delle Frazioni vicine alla discarica di Monticelli, che il comune di Teramo si appresta a riaprire. Gli abitanti di Nepozzano, Colle Santa Maria, Varano, San Pietro, Galeotti, Colle Minuccio e Ponzano, frazioni disposte a semicerchio a sud verso la collina di Colle Atterrato, si sono riuniti per dire no alla riapertura della discarica disposta dal comune di Teramo lo scorso 24 dicembre. Questo comitato, che nacque nell'87 a marzo, si propose come propositivo verso l'amministrazione comunale. Purtroppo ci dissero che qualunque decisione presa nella nostra zona ci avrebbe avvertito come comitato. Questo non fu fatto, noi non vogliamo polemizzare con nessuno. Sa di fatti che il 16 agosto decisero di aprire una discarica provvisoria, 16 agosto 87, per 10 giorni per motivi di emergenza. Noi abbiamo accettato questi 10 giorni, che sono durati 4 mesi. Qui in questa discarica praticamente abbiamo 5.500 tonnellate di rifiuti. Nonostante questo ci li siamo tenuti per una convivenza civile e per dimostrare di guardare più lontano del proprio dito o del proprio naso. Purtroppo, a domanda precisa, tutta la giunta comunale ci ha espresso, abbiamo chiesto se portavano di nuovo rifiuti dopo che fu chiusa, ci hanno assicurato il sindaco in persona, portare di nuovo i rifiuti alla discarica di Monticelli, che potrebbe oltretutto essere chiamato di Collaterrato, ci hanno risposto no, per noi no e no, non accetteremo nessun tipo di... cioè tutte le soluzioni possibili ci vanno bene, però sta di fatto che studi alternativi non sono stati fatti. Noi non accetteremo che qui si discarichi un solo chilo di immondizia. Le soluzioni politiche andranno trovate al suo tempo, non sono state trovate, non sono state volute, non so perché, hanno sottovalutato la gente. Ora noi abbiamo investito anche Nepozzano e Collaterrato perché ci sembrava opportuno e abbiamo istituito i pullman da questi paesi in modo che ognuno, ogni cittadino è stato avvertito, tutti hanno avuto la possibilità di venire e noi vogliamo guardare nel futuro, cioè vogliamo tutelare la gente che non è stata tutelata per tanti e tanti anni. La manifestazione, come avevamo detto, è quindi proseguita e il comitato rappresentante le frazioni interessate al problema della discarica di Monticelli si sono ritrovati di fronte al sindaco e hanno chiesto spiegazioni, hanno fatto le proprie rimostranze. È un incontro soddisfacente questo? Soddisfacente. Abbiamo preso atto di quanto il sindaco, con grosso senso di responsabilità, sta facendo per risolvere definitivamente quel problema. Noi un anno fa dal sindaco avremmo l'assicurazione che quella discarica sarebbe stata provvisoria. Ci sono stati dei problemi successivi per cui si sta affrontando il problema diversamente. A Teramo esiste un inceneritore, per quanto riguarda queste discariche i rifiuti si tenterà di portarli anche agli altri comuni ed è giusto che sia così. Io voglio solo dire questo, parlo dal punto di vista non tecnico adesso, solo dal punto di vista sociale. Di stamattina c'è una piccola rivoluzione, sono state 2.000 persone che hanno bloccato la strada ed hanno anche le loro ragioni, perché non è giusto che un centro costituito da 6-7 paesi ravvicinati a 2 km in linea d'aria da Teramo venga condannato a dover ricevere questi rifiuti per l'eternità. Cioè se si dovesse affrontare questo problema come condizione estrema, non deve essere solo Monticelli, Varano, Colle Minuccio, Ponzano a subire questo danno, ma si dovrà stabilire con dei tecnici preparati, seri, che non sia un solo comune, un solo posto a far questo, ma ne siano diversi, di modo che ci assoggettiamo a questo problema di suburra di Teramo, ma non che non sia solo sempre quel posto lì. Ecco, solo questo, vi ringrazio. Una manifestazione di protesta contro la decisione dell'amministrazione comunale di riaprire la discarica. Da parte dell'amministrazione comunale è venuta qualche rassicurazione, intanto però nella giornata di oggi si è continuato a scavare, così come dimostrano le immagini che vi proponiamo.
Questa è la discarica di Monticelli, il rumore è assordante, ci sono due ruspe al lavoro per scavare delle enormi buche che dovranno accogliere i rifiuti e comunque questa è la discarica che fa tanta paura, che preoccupa la gente di Monticelli, di Minepezzano, di Villamarini, di Ponzano, di Colle Santa Maria, di Varano, di San Pietro, di Galeotti, Colle Minuccio e Collaterrato. Parliamo con il responsabile dell'impresa che sta svolgendo qui i lavori. Cosa state facendo? Facendo lo scavo. Lo scavo per i rifiuti? Per i rifiuti. Quindi qui verranno scaricati i rifiuti? Penso di sì io. Quante buche devono essere fatte? Solo questa qui, questa enorme buca? Sempre questa enorme buca, sì. Qui già c'erano dei rifiuti perché affiorano dalla terra. Sotto c'erano già i rifiuti. Stiamo continuando avanti a mettere i rifiuti. Lei dove abita? A Poggiacono. Quindi non è interessato direttamente no, a questa zona? No, no, no. Io sono stato chiamato dal comune. Siccome l'anno scorso io ho fatto la gara, abbiamo fatto una gara, io ho preso il lavoro e è rimasto a me. Avete fatto una gara d'appalto? Una gara d'appalto. E sto, ho vinto il lavoro. E sto continuando a fare il lavoro. Quindi qui dovrebbero portare i rifiuti. Sa che la gente delle frazioni qui attorno è preoccupata per questa cosa? Io non ho visto nessuno perché non c'era a lavorare, c'erano gli operai. Quando sarà finito questo scavo? Ma questo non finisce mai, perché è una cosa di continua. Ma i camion, i rifiuti, quando potranno essere portati qui? Ah, non lo so, appena pronto sarà, appena pronta la buca. Ma ci verranno portati di sicuro? Ah, io non lo so, di sicuro. A me mi ha mandato a scavare la buca, fare lo scavo, però non lo so. Un meccanico che lavora a Collaterrato nell'officina. L'officina di Gregorio Giovanni. L'officina di Gregorio a Collaterrato. Sente le lamentele degli abitanti Collaterrato per questa discarica? Ma li sentono tutti, dicono la sua, sentono, capito, li sento, ma purtroppo questa qualche parte la deve mettere. Il problema qual è? Che cosa lamentano di più questi cittadini? Ma si lamenta che puzza, ma qua non si sente niente, questa la ricoprono giorno per giorno, non è che. Quindi lei pensa che sia una cosa fatta bene? Beh, fatta bene, da qualche parte la devo mettere. Se la portassero vicino a casa sua cosa direste? Che direste? Io abito in montagna, da me non ci viene. Ecco l'operatore della pala meccanica della ruspa che sta compiendo questo enorme buco. Lei è di Monticelli? E proprio lei sta facendo questo buco dove verranno messi i rifiuti che tante proteste sollevano qui a Monticelli e nelle altre frazioni vicine. Ma io sono un dipendente, la ditta ha preso il suo lavoro, quindi io sono un operaio. E cosa pensa di questo fatto? Ma io ci lavoro qua, cosa posso pensare? Io non vedo niente, non sento niente. So che nel paese qua c'è stato un gran casino, gente che si sono presa a botte, tutta questa roba qua, però io non ci ho capito veramente niente, perché qua, come tutto può vedere, può venire, non c'è puzza, non c'è niente. Quando che era immondizia è messa sotto, è bella ricoperta, tutto a posto, penso che per me non c'è problema. Senta, come funziona la cosa? Qui vengono portati i rifiuti e vengono poi sotterrati giorno per giorno, è così? Sì, esattamente, noi siamo qui con l'escavatore, una ruspa, scaviamo la buca, quando arriva la buttiamo dentro e poi alla sera ricopriamo un metro e mezzo di terra e giorno per giorno viene portato su. Da quanto tempo avvengono questi lavori qui nella discarica di Monticelli, che è una discarica provvisoria? Ma io se è provvisorio o meno non lo so. Io attualmente sono quest'anno che ci sto, l'anno scorso ci sono stati gli altri, come hanno fatto non lo so io, ma penso che più o meno la stessa ditta abbiamo fatto uguale. I problemi per gli abitanti delle frazioni qui vicino sono cominciati subito dalle prime volte che hanno portato i rifiuti qui, subito si sono lamentati. Ma quest'anno sì, ma l'anno scorso sì, si sentiva qualcosa, però cioè la gente dice provvisorio per un paio di mesi, dice poi basta. Invece quest'anno quando era incominciato qua ha fatto un gran casino sta gente, boh non lo so io. Ma lei che dice? Può stare, insomma, secondo lei
Va bene che vengano messi qui i rifiuti oppure preferirebbe che fossero portati altrove? Ma questo non sta da me a giudicarla. Se loro hanno deciso di metterla qua significa che ce la può mettere. Non so che cosa hanno fatto, che cosa deve fare, però purtroppo io che posso dire? Non posso dire altro. Sta arrivando la sera qui a Monticelli, nelle frazioni qui vicino. Noi ci siamo portati proprio in questo piccolo paese, Monticelli, appunto, per sentire qualche rappresentante del comitato delle frazioni, le frazioni che si sono riunite tutte insieme per combattere questo problema della discarica. Le frazioni sono quelle di Monticelli, Nepezzano, Villamarini, Ponzano, Colle Santa Maria, Varano, San Pietro, Galeotti, Colle Minuccio e Collatterrato. Pierino Esposito è un rappresentante del comitato delle frazioni, forse uno dei più accesi di questi paesani, di tutti quelli che abitano in queste frazioni coinvolte nel problema della discarica. Qual è la situazione a tutt'oggi? Guardi, no, come lei ha potuto notare, siamo in prima linea. La discarica ce l'abbiamo qui dietro le spalle. Beh, niente, guardi, oggi è ancora critica, è molto critica, perché in effetti non so la gente come può reagire ancora. Premetto che abbiamo fatto un capodanno, ma speriamo di non farlo l'anno prossimo così, nell'89, speriamo che non sia così, perché tutti quanti si sono dati da fare. Si sono dati da fare perché tutti hanno sentito il problema della discarica. Avere una discarica a 300-400 metri in linea d'aria non è cosa bella, insomma. E io inviterei alcuni amministratori del comune di Teramo, perché questi di notte vengono per chiedere. Vengono per chiedere, ma vengono di notte, come ripeto. Di giorno mi sa che non ci sono mai stati. Frazioni interessate da questo problema, ne parliamo con alcuni abitanti di questo paese, di Monticelli. Perché non volete la discarica? Ma per un fatto economico, ambientale, anche perché secondo noi questa zona non deve morire totalmente, perché tante persone che adesso abitano fuori vorrebbero rientrare e francamente ci stanno ripensando. Anche perché vorrei vedere chi vorrebbe tenere una discarica proprio sotto il naso, a 600 metri. Quindi per tanti problemi. Sono tanti problemi, certo. Come vivete questo problema qui a Monticelli e anche nelle frazioni vicine? Il problema è iniziato, diciamo, l'anno 87, agosto, quando ci siamo visti i camion venire a scaricare qua l'immondizia. E poi si è avuta la promessa del sindaco che appunto non si sarebbe scaricato più. Avevamo promesso 10 giorni, poi si è protratto per un mese, comunque poi non hanno scaricato più. E poi quest'anno si ripresenta di nuovo il problema, appunto, niente. Allora adesso si sta cercando di capire perché si vuole portare sempre questa immondizia qua. E anche perché appunto questa zona poi è stata anche, diciamo, indicata dal comune come sito di una discarica, diciamo, ancora più grossa, servizio di 22 comuni. E niente, allora normalmente voi avete paura adesso, giunti a questo punto, ma quali possono essere le forme di lotta, a parte la manifestazione che si è avuta nei giorni scorsi? Voi sentivo prima dire che siete di vedetta quasi. Sì, nulla sfugge al nostro controllo, anche perché sinceramente non vorremmo che questa zona fosse penalizzata al massimo, e già lo è avendo la discarica provvisoria precedente, no? E poi anche per l'aspetto paesaggistico, tutto il bel panorama le perde sinceramente. Vorrei vedere i nostri politici con una discarica così di fronte ai terrazzi delle loro case, perché il nostro è un paese veramente bello con dei terrazzi.